Ciao a tutti da Daniele, sono un po' con la schiena piegata, benvenuti su Motocicletta Team, perché con la GoPro volevo farvi vedere questa pendenza che sappiamo tutti che la GoPro annulla totalmente inclinazioni e proporzioni. E questo video sarà su come affrontare una discesa sterrata. Questo video me l'ha fatto venire in mente Ramacharaka 2461, spero di averlo detto bene, un saluto a Ramacharaka, e che sotto a un commento mi ha detto vorrei delle spiegazioni in più su come devo scendere a valle. Avevo fatto un video su come invertire la moto su una forte pendenza e come devo scendere se io sto salendo. Una bella escursione, a un certo punto devo tornare indietro, o semplicemente un bel giro tra amici, mi trovo una discesa in fuoristrada, un po' smossa, particolarmente ripida, cosa dobbiamo fare? Allora, innanzitutto me la devo sentire, se non me la sento, ragazzi, torniamo indietro, cambiamo strada, tanto non ci insegue nessuno. Se decidiamo di farla, è bene verificare a piedi se questa strada porta da qualche parte, quindi ce ne possiamo anche uscire, ce ne possiamo andare, perché se dobbiamo poi risalire, ricordiamoci che fare la discesa non è la stessa cosa di fare la salita e viceversa. Le due cose sono differenti, un ostacolo che può sembrare facile, per esempio in discesa, in salita potrebbe essere un ostacolo insormontabile, pericoloso. Quindi verifichiamo prima a piedi, possibilmente non facciamo da soli queste escursioni, perché se ci serve una mano e siamo soli in zone un po' remote è difficile che ci vengano a trovare. Detto questo, come la affrontiamo? Innanzitutto devo arrivare alla mia discesa in piedi sulla moto, dopodiché devo permettere alla moto, devo permettere che la tecnica di guida mi consenta di frenare, deviare, cambiare direzione. Tutto questo lo facciamo con una postura corretta. Adesso ve la spiego brevemente, vi lascio anche un link, faccio così ma non so se uscirà qui, vi lascio un link in descrizione dove spiego un po' di più la teoria. La ripetiamo brevemente. Arrivo alla mia discesa in piedi, mi devo rendere conto il prima possibile di quanto questa discesa mi inclinerà la moto. Ovviamente e l'abbiamo esplorata a piedi, quindi già un'idea ce l'abbiamo. Arrivo in piedi, quando inizio a scendere più diventa pendente, più devo arretrare, non tanto perché c'è il rischio che la moto si ribalti in avanti, cioè lì in quel caso stiamo parlando di una discesa veramente enduristica, anzi se c'è un endurista esperto che sta guardando questo video ovviamente saprà già di che cosa sto parlando, quindi non è proprio il video adatto a un endurista navigato. Allora, torniamo a noi. Più la discesa diventa ripida, più indietreggio. Perché devo indietreggiare? Come dicevo prima, non per non ribaltarmi, ma devo permettere alla moto di scaricare tutti i pesi sul punto giusto. Io devo assicurarmi di poter frenare. Vedete che qui c'è un terreno con questi ciottoli proprio rotondi che se lascio andare rotoleranno, di conseguenza mi faranno questo effetto di scivolare per tutta la discesa. Indietreggio sulla moto, bilancio bene col freno posteriore, ma ricordiamoci che sarà l'anteriore a rallentare realmente la moto. Posso utilizzare l'anteriore solo se mi stendo bene sulla moto, indietreggio bene, scarico il mio peso sul posteriore così da dare grip sul freno dietro in maniera tale che posso agire di più sul freno dietro senza bloccarlo e dare modo alle sospensioni di lavorare e far agire bene il freno anteriore, perché se devo rallentare molto o fermarmi devo per forza usare il freno anteriore. ABS o non ABS, se siamo ben messi sulla moto, abbiamo una postura eccellente, l'ABS, se ce l'abbiamo e non è disinseribile, non entrerà mai, ok? L'ABS è lì per aiutarci e non per, come anch'io pensavo all'inizio, darci una grande difficoltà
nel nostro amato fuoristrada. Quando l'ho scoperto, ho fatto le mie prove, ho visto che in realtà l'ABS è lì per aiutarci. Se posso lo disinserisco, quindi per una questione di divertimento o perché magari voglio fare una manovra un po' più azzardata, magari bloccare col posteriore per fare quella piccola derapata, per deviare un canalone, un ramo o affrontare la curva un po' più, diciamo, in destrezza. Ma le nostre Endurone hanno un ABS tarato per il fuoristrada, aiutato poi magari da una bella gomma, bella tassellata. Al momento io non ce l'ho tassellata, una gomma 80% stradale, anche 90%, quindi la postura è fondamentale. Se sono ben messo con la moto non ci entrerà mai l'ABS. Se ci entra l'ABS non dobbiamo spaventarci, ma dobbiamo continuare a farlo lavorare senza mollare di colpo e aspettare il momento giusto per allentare un attimino i freni e far smettere l'ABS di lavorare, quindi riprendere la frenata per benino. Adesso provo a farvi vedere con la moto come affrontare questa discesa. E, ripeto, purtroppo ho già guardato dal display, la discesa proprio viene completamente annullata dalla telecamera. Ho messo anche l'obiettivo in modalità lineare, niente, la discesa non si vede. Comunque adesso farò un giro con la moto e cercherò di farvi vedere la postura, vediamo cosa succede. Ricordiamoci che non dobbiamo rimanere attaccati ai freni. Se una discesa è lunga 50 metri, possiamo anche, con la velocità giusta, tenere sempre i freni pelati. Ma ovviamente, se la discesa è lunga o non sappiamo se dopo la curva continua, regoliamo la velocità, usiamo bene il freno motore e i freni usiamo l'intermittenza, perché si possono surriscaldare. Queste moto pesano molto, arrivano, i freni possono arrivarsi a surriscaldarsi velocemente. Adesso proviamo a cambiare visuale, vi metto sul casco, magari con un commento riesco a spiegarvi meglio, vediamo un po' cosa succede. Più o meno dove c'è il cavalletto inizia la discesa, da qui indietreggio, spero si possa capire dalla visuale. Velo i freni, in questo momento sto velando solo l'anteriore, sono praticamente seduto sul posteriore, qui la velocità aumenta, velo il posteriore, non lo faccio bloccare. In questo caso la discesa è corta e finisce qui. Quindi è un continuo bilanciare i freni, anteriore e posteriore. Il posteriore mi darà la direzione, l'anteriore mi farà frenare, rallentare dove serve. Lo rifacciamo. Arrivo in piedi, volutamente non sto facendo il lato sinistro, che è facile, ma mi sto mettendo sul lato centrale, dove c'è praticamente e il solco dell'acqua che ha smosso tutte le rocce. Vedete, io rallento e col posteriore posso anche fare uno zigzag. Simuliamo che mi debba spostare perché ci sono degli ostacoli che non posso superare. Vedete, faccio uno zigzag posteriore per bilanciare, anteriore per
rallentare la corsa. In salita sarà un altro video che vi farà vedere il prima possibile come affrontare una salita. Allora voglio salutare Beppe. Ciao Beppe. Abbiamo fatto un corso bellissimo misto adventure e asfalto e ci siamo trovati a fare una discesa sterrata. Io non ero della zona, eravamo nella zona della del Comasco verso Como in provincia. E Beppe, correggimi se mi sbaglio. Non conoscendo la zona, ho chiesto a un amico di quella zona: mi dai una traccia, mi mandi dove posso trovare una discesa per fare un corso, poi una salita, insomma mi dà questa traccia. Questa traccia risulta essere difficile, risulta essere complicata. Come ne siamo usciti? Semplicemente perché, vedendo l'inizio di questa discesa, che era facile, era bella, con un contorno di un bosco, insomma, stupenda, mi fermo, inizio a spiegare la teoria e arrivo al punto: benissimo Beppe, vediamo come si svolge questa discesa, perché là c'è una curva, casomai diventa molto difficile e casomai non possiamo neanche tornare su. Allora l'abbiamo esplorata a piedi, in effetti diventava molto difficile. Un principiante, un neofita avrebbe trovato grosse difficoltà e durante un corso non è proprio il caso di far spaventare l'allievo mettendolo in quelle condizioni. Sicuramente un esperto lo faceva. Io poi l'ho voluta provare con la Transalp di Alessandro, grande bombolo, che mi aveva prestato. È stata molto divertente, ma non adatto ai principianti. Quindi mi raccomando, dove voglio arrivare, se state esplorando e sono le prime vostre uscite in fuoristrada, mi raccomando, se c'è un punto dove non si vede lo sbocco, fermatevi. L'esplorazione è anche questo: scendete dalla moto e andate a controllare se è possibile procedere, se è possibile tornare indietro. Ragazzi, spero che vi sia stato utile questo video. Fatemi domande se avete qualche dubbio e ovviamente io rimango a disposizione. Contattatemi, ci sono tutti i contatti in descrizione. Se volete fare un corso, chiamatemi, ci organizziamo, vi spiego come funziona e facciamo un corso bello, divertente e soprattutto utile e adatto alle esigenze proprio di chi mi chiama. Dal Salento è tutto. È settembre, metà settembre più o meno, quando uscirà questo video. Fa ancora un caldo pazzesco, mi sa che più tardi me la faccio un bagno. Ciao da Daniele!